ragazzi, fuoco! Siamo pronti per una nuova puntata di Romagna Mia Special, sempre qui da Bellarige Marina, in questa scenografia naturale meravigliosa che si affaccia sul mare Adriatico, il nostro mare. E qui con me ci sono due figure importanti di questa kermesse dedicata al ballo, che è Ballando sulle onde, i maestri Mirko e Sandra Ermetti, che ringrazio perché mi hanno supportato, ma anche sopportato, ma ci siamo sopportati a vicenda. Certo. Allora, stavo raccontando in queste giornate, ragazzi, l'emozione che abbiamo vissuto. Prima edizione di Ballando sulle onde, devo dire che insomma c'è stata una gran bella risposta. Sì, guarda, questi qui sono degli eventi che secondo me sono basilari, perché riportano avanti la tradizione folcloristica romagnola, ma non solo, ma il divertimento proprio che vuole la Romagna, dei nostri clienti, dei nostri ospiti. Quindi abbiamo creato insieme, tutti insieme con la Verde Blu, la Fondazione Verde Blu, questo evento con l'intento di fare divertire e ritornare come era la vecchia Romagna una volta, perché una volta in Romagna si veniva per divertirsi. Esatto, era un po' una culla, no? Esatto. Del divertimento, dell'abbraccio, della simpatia di noi romagnoli. Noi abbiamo cercato di raccontare con un po' di immagini, come faremo anche oggi, e abbiamo anche raccontato un po', visto anche la visita insieme a voi due che avete accolto il gruppo alla Casa dei Sonora Savignano. Sì, infatti oggi abbiamo sentito i commenti, sono stati tutti positivissimi, hanno detto che hanno trovato delle cose veramente interessanti, la visita è piaciuta tantissimo, non si aspettavano che ci fosse un museo veramente dedicato al maestro Secondo Casadei, ma non solo un museo, proprio la sua casa dove lui ha vissuto e dove comunque continua a vivere, diciamo. Quindi è stato veramente bello. Allora, adesso lasciamo un po' gli amici da casa con un po' di immagini che abbiamo raccolto in queste tre giornate e poi torniamo sempre con i nostri maestri Mirko e Sandra Ermetti. Che vi verranno a invitare a ballare questa fantastica serata con il maestro Mirko. Oh, Mirko, te ne vai già? Le edizioni musicali Casadei Sonora di Savignano sul Rubicone aprono le proprie porte a singoli, gruppi e scolaresche per raccontare il mondo di Secondo Casadei e la storia della musica da ballo romagnola. Nella sua residenza, che fa parte dell'Associazione Nazionale Case della Memoria, potrete ammirare lo studio in cui il maestro fondatore dell'orchestra Casadei ha scritto gran parte delle sue 1000 composizioni, ed inoltre spartiti originali, strumenti musicali, manoscritti, fotografie, divise, premi e riconoscimenti di stima e di affetto che documentano una carriera lunga 50 anni. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante di una musica da ballo senza tempo.
salam aleikum, Marja. Allora, abbiamo detto che c'è la tradizione, assolutamente. Raccontiamo anche un po' le novità di questo evento. Parlo con te, Sandra. Dai, andiamo con la Sandra, che la Sandra parla. Sì, allora, l'evento è veramente bello, perché comunque noi facciamo lezione il pomeriggio, indicativamente 2 ore di lezione di folk romagnolo. E non facciamo proprio solo principiante, facciamo anche un pochino di avanzato, perché comunque ci siamo trovate persone che già ballavano. Dopodiché si fa l'aperitivo. L'aperitivo è sempre accompagnato da musica o dal vivo, o comunque musica da CD, e la gente comunque mentre fa l'aperitivo continua a ballare. Certo. Poi la sera abbiamo con la musica dal vivo, quindi è stato... Io sono arrivata, loro stavano cantando, ballando e mangiando, quindi non vi dico, stavo più di loro, In serata c'è sempre modo di ballare con l'orchestra di Roberta Cappelletti, questa sera con le sirene danzanti, e domani mattina c'è la chiusura, però c'è la novità. C'è l'Alba Danzante, dove alle 6 faremo lezione di folk romagnolo sulla battigia, proprio sulla battigia, quindi sulla sabbia. Piedi nudi, un po' anche nell'acqua, piedi nudi in mezzo all'acqua dove l'acqua è bassa. Non da questa parte, no, però, di là, perché sennò è un po' difficoltoso. Non so, Mauro, se vuoi venire anche tu a riprendere alle 6, no, ma
detto di no. Va bene, cercheremo di comunque raccogliere un po' di immagini proprio per farvi vedere che insomma qua sin dalle prime ore del mattino c'è il risveglio romagnolo. Certo, certo, a ritmo di valzer, mazurka e polka, meglio di così, così partiamo alla grande con la giornata. Allora andiamo con un altro video, poi torniamo, eh. Bergamini. Diamo un po', allora qua si sta animando tutta la serata, sta arrivando un sacco di gente, le luci si sono già accese in pista, immagino un po' di numeri, quanti saranno i protagonisti di questo show che insomma proporrete al pubblico di questa sera di Ballando sulle Onde? Beh, noi inizialmente tutte le volte i nostri spettacoli partono con un po' di ballo, perché noi vogliamo fare divertire anche i clienti. I clienti non devono, no, i nostri amici, no, i nostri amici che ci vengono a trovare non devono stare solo seduti, ma prima si devono sgranchire loro. Le stanchiamo, poi quando sono stanchi le facciamo riposare. Ecco, così stanno rilassati per un'ora e mezzo circa di spettacolo, dove noi spazieremo le varie discipline, da standard, latini, ballo da sala, folk romagnolo, tutte le discipline che ci sono, danze moderne, hip hop, e poi fine, alle 11 ricominciamo fino a domani mattina alle 6, perché poi dopo avremo, certo, la scuola all'alba e ballo per tutti. Poi lunedì, lunedì lezione, lunedì, no, perché loro non si fermano mai, hanno due spettacoli a sera, cioè veramente. Lunedì dopo richiedono altre ferie per andare in ferie a riposarsi. Senti, io volevo ringraziare anche tutti i vostri collaboratori che insomma magari non sono in prima linea, però che comunque con il loro supporto devo dire che insomma fate tutto questo, altrimenti, un ottimo, esatto, sì, infatti grazie a loro.
loro riusciamo a fare tutto, perché altrimenti non riusciremo anche a fare chi accompagna tutto. I giovanissimi, esatto. Perché insomma è un impegno, sì, anche quello, insomma i nonni, sì, i genitori, certo, sono fondamentali in questa, in questo momento. Io intanto lascio con l'ultimo videoclip, poi chiudiamo insieme ai nostri maestri, perché vedo che insomma si sta già scaldando la pista, per cui insomma anche il nostro tecnico sta già iniziando a battere il tempo, hai visto, con i piedini, l'avete coinvolto, facciamo fare una polca anche a lui. Va bene, allora ci lasciamo con quest'ultimo videoclip, noi torniamo per i saluti finali. Ciao. Saluto a Filippo Casadei. Le edizioni musicali Casadei Sonora di Savignano sul Rubicone aprono le proprie porte a singoli, gruppi e scolaresche per raccontare il mondo di Secondo Casadei e la storia della musica da ballo romagnola. Nella sua residenza, che fa parte dell'Associazione Nazionale Case della Memoria, potrete ammirare lo studio in cui il maestro fondatore dell'orchestra Casadei ha scritto gran parte delle sue 1000 composizioni, ed inoltre spartiti originali, strumenti musicali, manoscritti, fotografie, divise, premi e riconoscimenti di stima e di affetto che documentano una carriera lunga 50 anni. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante di una musica da ballo senza tempo. Pronti? Chitarra e non cantare, perché mi fai venire la nostalgia. La notte troppo lunga mi fa impazzire. Sempre a casa mia c'è una strada tutta bianca, poche case, la mia gente, e c'è tanta, tanta terra che non rende quasi niente, ma di sera
osteria, ci facciamo la partita. E nel buio c'è Maria, dalla bocca appassionata. La mia gente che mi vuole bene, la gente mia che mi sa capire. Grazie. Rompi la tua chitarra e non cantare, perché mi fai venire la nostalgia. La notte è troppo lunga, mi fa impazzire. Voglio tornare per sempre a casa mia. C'è una strada tutta bianca, poche case, la mia gente. E c'è tanta, tanta terra che non rende quasi niente. Ma di sera all'osteria ci facciamo la partita. E nel buio c'è Maria, dalla bocca appassionata. La mia gente che mi vuole bene, la gente mia che mi sa capire. La mia gente che mi aspetta ancora, la gente mia. Allora mi hanno detto vai un po' più là, vai un po' più là, tra un po' cademo in acqua. Allora noi dobbiamo concludere così questa nostra giornata, ovviamente registreremo un altro special sempre qui da Bellaregge Marina, ringraziando sempre la Fondazione Verde Blu e Edizioni Musicali Casa dei Sonori, il gruppo delle Sirene Danzanti che ha fatto un ottimo lavoro, devo dire che il pubblico, le immagini parlano. Beh, e questo riempie il cuore. Il connubio è stato buono, nel senso che ci abbiamo provato. Questa è la prima edizione e noi vi diamo l'appuntamento al prossima. Carichi a molla. Noi vi salutiamo. Auf Salut Burdel. Ciao. Vedo già il grande successo di questa nuova edizione di Ballando sulle Onde. Naturalmente ringrazio la Fondazione Verde Blu che ha organizzato tutto quanto insieme all'edizione musicale Casa del Sonora e al gruppo delle Sirene Danzanti con Mirko Ermetti qui presente, ma a tutti i suoi ballerini che poi vedrete in questo show meraviglioso. Io che dire, ringrazio anche stamattina, sono venuti in visita a casa nostra a vedere la casa museo dedicata secondo Casadei, per me e la mia famiglia mi ha veramente riempito il cuore, quindi ringrazio tutti voi e vi lascio con queste meravigliose immagini. L'appuntamento l'abbiamo ricordato domattina alle 6 sulla battigia per aprire questa giornata nuova insieme al gruppo delle Sirene Danzanti, danzando naturalmente, e poi ci sarà la pericena insieme sempre qui l'appuntamento alle 19 la pericena e poi invece dalle 17 fino alle 19 musica e animazione per tutti, quindi domani pomeriggio, allora cominciamo domani mattina alle 6 sulla battigia con la scuola di ballo, poi alle 10 fino alle 10 faremo lezione, alle 8 ci sarà la colazione, poi liberi fino alle 17, dalle 17 alle 21 circa, alle 20 e 30 ci sarà la pericena con animazione.
Preparatissimo. Allora, io ringrazio naturalmente i maestri Sandra e Mirko Ermetti, che rappresentano questa grande scuola di ballo che si trova il centro, la sede è a Rimini, proprio qui a pochi chilometri, ma naturalmente un ringraziamento anche a tutti i tuoi ragazzi, ai tuoi collaboratori, ai genitori, ai nonni che accompagnano, insomma, quelli più giovani, che è un grande impegno, devo dire la verità, Sandra. No, ma io l'applauso lo farei, ragazzi, perché veramente se lo meritano tutti. Quanti anni è che c'è questa scuola? Allora, che si chiamava prima Le Tulip Show, 4 anni, e poi 30 anni di Sirene Danzanti, per un totale di 34 anni. Ma quanti anni è che siete insieme allora? Perché dobbiamo fare i calcoli qua. E che siamo giovani. Piccoli, eravamo molto piccoli, all'inizio ci aiutavano i nostri genitori, poi dopo abbiamo camminato da soli. E mi hanno raccontato che comunque la musica folcloristica è stata un po', diciamo, la scintilla che vi ha fatto incontrare. Sì, perché noi abbiamo cominciato tutti e due nella stessa scuola di ballo, quindi avevamo 8 anni, solo che non ci conoscevamo. Poi dopo, all'età di 14 anni, ci siamo incontrati, abbiamo cominciato a ballare insieme, e a 15 anni dopo, fra un valzer e l'altro, è successo qualcosa così. Bene, bene. Allora, io vi lascio naturalmente in ottime mani con lo show spettacolare delle Sirene Danzanti. Buona serata a tutti. Forza, tutti in pista! Sento la nostalgia di un passato, dove la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordare, casetta mia, in questa notte sei morta. Forza ragazzi, vogliamo la pista piena! Vi verranno a invitare a ballare questa fantastica serata. We'll be right back.
Adesso suoniamo, in Romagna potrebbe essere alla bona, si potrebbe tradurre, alla fiora. Anche da me. Anche da te alla bona? Alla bona. Come viene, viene. Come viene, come la bella viene. Il titolo è Alla fiora.